Good morning roleplayer e benvenuto alla nostra rubrica quotidiana di persone, storie, emozioni e sì perché no, anche giochi di ruolo. È finalmente venerdì ed è l'ultimo weekend prima di Lucca, quindi bisogna cominciare a fare le liste, la lista della spesa, dei giochi, dei pupazzetti da collezionismo, di fumetti, di chi più ne ha, più ne ha, di videogiochi, di tutto. Perché la settimana prossima uno stipendio se ne andrà, ci dirà addio e noi non lo avremo più. No, a parte gli scherzi, è l'ultimo weekend, quindi lunedì noi ci risentiremo per parlare, faremo un piccolo Good Morning Role Players pre-Lucca e poi io diciamo che più o meno sparirò. Non ti preannuncio nulla, però può essere che ci risentiamo durante la fiera. I modi e i termini non sono predefiniti, quindi lascio questo alone di misticismo, questo mistero della fede dietro a tutto. Comunque è da un po' che volevo fare questa puntata riguardo al Joker parte 2, perché l'ho visto al cinema. Non voglio fare spoiler, voglio parlare in maniera piuttosto generale del film. Allora, io l'ho visto, l'ho trovato uno dei film più belli degli ultimi 10 anni, sicuramente. Sì, perché prende una prospettiva veramente diversa su molti argomenti interessanti, oltre che l'argomento Joker stesso, cioè, oltre al personaggio in sé, che viene praticamente rivisitato in maniera intelligente. Non è una pagliacciata, Joker non è una pagliacciata, e viene fatto veramente un lavoro stupendo a livello di regia, di sceneggiatura, di fotografia, mamma mia, cioè c'è dietro un lavoro veramente magistrale. E il protagonista, l'attore, è veramente qualcosa di spaziale, cioè un'interpretazione al limite del perfetto, veramente. Comunque, al di là dei tecnicismi in questo frangente, ora che l'ho visto, non mi sento di dire che il Joker sia un film che osanna la violenza così come lo dipingevano gli americani, che vi ricordate, no? La lettera scritta, che poi non si sa neanche sta lettera da dove salta fuori, se esiste veramente, scritta dalla mamma del ragazzino che è morto durante la sparatoria a scuola 3 anni fa, che diceva di non trasmettere film violenti perché sennò dopo i ragazzini e comunque gli adulti si impressionano e poi vanno in giro a sparare con le pistole, no? Ecco, io non credo che il senso del film fosse uscite ammazzate tutti, anzi è proprio l'opposto. Il film ti fa vedere come la violenza sia una cosa brutta e che però ti fa vedere che, ahimè, la violenza chiama violenza e bisognerebbe smetterla di farci del male, bisognerebbe cominciare a volerci bene e invece che odiarci. E allora, al di là di tutto il discorso lato che non voglio fare qua perché sennò veramente rischio di scadere in spoiler, e andate a guardarlo che ancora è al cinema, merita tantissimo, il discorso che io volevo fare è ben diverso ed è legato alla relazione che noi abbiamo quando giochiamo di ruolo e usiamo violenza. Cioè, la violenza è osannata nei giochi di ruolo o no? È una questione interessante. Abbiamo parlato qualche puntata fa di come ci siano giochi di ruolo senza violenza e di come questi trattano la violenza stessa. Non abbiamo parlato dei giochi che invece usano la violenza e lo fanno come se fosse l'ultima trovata geniale. E perché? Io non sono un esperto, non sono uno psicologo, non sono un comportamentalista, non sono niente. Per quanto mi riguarda, in alcuni casi il gioco di ruolo può essere uno sfogo fantastico. Cioè, come quando guardiamo un film della Marvel dove si tirano le sberle mega fotoniche.
e noi prendiamo parte al combattimento spiritualmente, cioè lo guardiamo e siamo lì che facciamo il tifo per qualcuno o per qualcun altro e siamo entusiasti ogni sberla che viene data. Cioè abbiamo questo bisogno di sfogarci e non essendo, mediamente per fortuna, non essendo persone violente o cattive, almeno io non penso di aver mai alzato le mani su nessuno, praticamente abbiamo questa necessità di un po' sfogare questa parte che sembra, almeno parlo per me, ho necessità un attimo di divertirmi e farlo in maniera ignorante, tirando pugni a mostri brutti. Ecco, non è una cosa cattiva nel senso stretto del termine, è più, non lo so, uno sfogo, un passatempo, ed è una cosa che credo provino molte persone, credo, io sicuramente. È una cosa che non farei mai nella realtà, perché cazzo no, fare male alle persone è sbagliatissimo, ma al di là dello sbagliato proprio non me la sento, non è una cosa che odio la violenza, però appunto il gioco di ruolo ci permette di farlo senza effettivamente fare male a nessuno, perché sono quattro chiacchiere con degli amici completamente innocenti. E quindi sicuramente questo è un livello che a molte persone sfugge, gente che magari non conosce il gioco di ruolo, non riesce a giustificare la presenza della violenza in certi giochi. Anch'io sinceramente non riesco a giustificare la presenza della violenza in certi giochi di ruolo, perché magari non è necessaria, magari è veramente osannata e magari appunto è voluta dal gioco come scelta unica e finale e giusta. Devo sinceramente ancora trovare un gioco di ruolo che richiami in maniera così prepotente la violenza. Certo è che in molti giochi di ruolo, soprattutto i tradizionali, la meccanica per fare male, ma in tutti i giochi in realtà, eccetto rare eccezioni, la meccanica del fare male c'è sempre, no? Cioè, che sia un PBTA o che sia un Dungeons and Dragons, la meccanica per tirare i ceffoni c'è. Poi che abbia peso e conseguenze diverse, che in D&D sia la normalità, perché vabbè, ovvio, siamo degli avventurieri che vanno in giro ad ammazzare mostri, e quindi ci può anche stare, che sia la normalità per noi, però non è la normalità per molte altre persone. O nei PBTA, in AV, dove siamo in un mondo post-apocalittico che si sta disgregando e ovviamente la violenza è una delle armi più potenti che abbiamo per mandare avanti la nostra esistenza e quella della nostra comunità, vabbè, ha senso, è un tema. Però appunto ho come la sensazione che là fuori, e voglio sapere da te, se ci sono dei giochi che ti hanno fatto sentire un po' fuori posto per il livello di violenza che c'era. Però tutto sommato mi viene da dire che non è una cosa, cioè non la vedo come un elemento da cui dire i giochi di ruolo portano la violenza, bruciamoli tutti. No, cioè così come uno sfogo artistico di un film o di un libro può essere, allo stesso modo, sì, non il Mein Kampf di un romanzo, di qualcosa del raccontarcela e divertirci, non riesco a vedere altro, ecco, tutto qua. Quindi fammi sapere cosa ne pensi, perché è un argomento molto delicato e molto interessante e ho sempre paura di prenderlo con superficialità. Spero che questo non sia stato il caso, non era mia intenzione prenderlo con superficialità, anzi vorrei sapere proprio il tuo parere. Noi chiudiamo la settimana qui, ci sentiamo lunedì, ultimo lunedì di Good Morning Roleplayers regolare e preciso, parleremo del Lucca Comics e ci vedremo al Lucca Comics. E quindi, che a te dia fastidio la violenza o no nei giochi di ruolo, rock and roll play e buon weekend. Ciao!